al via dal 2 al 5 ottobre 2013 il MADE Expo, che mette al centro il mondo delle costruzioni. Moltissime aspettative sono rivolte a questa fiera e le aziende la vedono come un momento di svolta in un mercato che è decisamente in difficoltà. Nel 2012 gli investimenti in costruzioni hanno avuto una flessione del 7,6%. Nel 2013 la fase di caduta segue per il 3,8%. Il settore avrà quindi perso circa il 30% degli investimenti in costruzione. La riqualificazione del patrimonio abitativo esistente è l'unico comparto che sembra mostrare una tenuta nei livelli produttivi. Si pone come punto di riferimento quindi per il settore il recupero del patrimonio esistente attraverso nuove tecnologie e materiali sempre più performanti. Questo grazie anche ai bonus casa del governo e al pagamento di debiti della pubblica amministrazione verso il settore. Di 1.430 aziende, 264 vengono dall'estero. Ma ciò che fa la differenza sono i buyer, 250 delegazioni, da Cina, India, paesi emergenti e Europa. È questo da sempre il vero cardine di MADE Expo, che da questa edizione si rinnova, approfondendo la propria vocazione e il proprio sguardo verso i mercati esteri. Tra i paesi particolarmente interessanti vi è la Cina. Il 5 ottobre, grande lancio del convegno Urbanizzazione in Cina. Relatori cinesi, soltanto un italiano. Ma sarà davvero l'Italia a insegnare al resto del mondo a costruire come è sempre stato?